Amici di Teleponte, buonasera, eccoci qui in compagnia di Federica D'Ippolito. Buonasera Federica, nuovo appuntamento con Fuori Campo per commentare la giornata del campionato di seconda divisione, una giornata caratterizzata dal successo delle due abruzzesi, ovvero Teramo in trasferta contro il Fondi e l'Aquila in casa contro l'Arzanese e dalla sconfitta un po' a sorpresa del Chieti a Melfi. Ovviamente lo faremo con i nostri ospiti, commenteremo anche il campionato di Serie D, l'eccellenza, insomma è stata una giornata un po' particolare per le teramane del campionato di eccellenza, perché non hanno vinto, nella migliore delle ipotesi hanno pareggiato. In Serie D poi vedremo ovviamente il quadro dei risultati. Federica, però presentiamo i nostri ospiti, il nostro ospiti. Parterre, eccoli qua. Gustavo Bruno, opinionista. Buonasera. Buonasera Gustavo. Ercole Cimini, vicepresidente della Teramo Buonasera. Calcio. Buonasera a tutti. Gaetano Lombardino, giornalista, collaboratore del quotidiano Sera. Il Centro. Buonasera, buonasera ai nostri ospiti. Io vorrei iniziare proprio da Ercole Cimini, il vicepresidente del Teramo. Un importante successo per la formazione di Roberto Cappellacci. Si era detto, insomma, la trasferta di Fondi sarebbe stata importante, fondamentale, anche in vista dei due impegni casalinghi consecutivi per i biancorossi, che affronteranno due toscane successivamente, Poggi Ponzi e Pontedera. Ercole, intanto oggi il Teramo è al sesto posto in classifica, non solo, ma sta giocando anche bene. Ma io penso che la classifica non doveva essere vista ieri, come non deve essere vista oggi. Siamo alla quinta di campionato, quindi mi sembra un po' azzardato parlare di classifica o di qualcos'altro. La squadra sta crescendo, bisogna avere un po' più di pazienza, gli addetti ai lavori sono molto preparati e quindi secondo me non possiamo far altro che crescere. Non erano fenomeni i primi, neanche diventano, no, volevo dire, non erano brocchi prima, sì, sì. E non sono diventati fenomeni oggi. Oggi respiriamo un ambiente più sereno, respiriamo, forse ci togliamo di dosso questa piccola paura di questa Lega Pro, per tanti calciatori che fanno per la prima volta questo campionato, anche la società, questa nuova società che fa per la prima volta la Lega Pro, e quindi ci stiamo un po' aggiustando per quelle che sono fino dall'inizio del campionato le nostre aspettative di cercare di far bene, di crescere e secondo me anche di toglierci qualche piccola soddisfazione. Ci vuole del tempo per capire chi siamo. Stiamo crescendo, io sono convinto che la squadra può fare ancora molto meglio, stiamo crescendo, aspettiamo che cresca. Adesso abbiamo due partite difficilissime in casa, di due squadre molto attrezzate, una è seconda e una è terza, sì, sì. E vediamo un po', poi andremo secondo me ad Aprilia e cerchiamo di spostare un po' la classifica, perché noi oggi l'importante è spostare la classifica e poi i risultati li vediamo a gennaio. Oh, febbraio. Poi tra poco vedremo il quadro completo dei risultati e la classifica, una classifica comunque interessante per il Teramo. Gustavo, 6 punti nelle ultime due partite, se il Teramo doveva lottare insomma per la salvezza, le formazioni come Borgo Abugiano e Fondi insomma hanno confermato di essere squadre inferiori, sì, al Teramo. Abbastanza inferiori al Teramo certamente, come ho detto un paio di settimane fa, che se il campionato fosse finito in quel lunedì il Teramo avrebbe disputato i play-out, oggi dico che è nella posizione di play-off. Però sarebbe stato clamoroso se oggi, vorrei essere capito e non frainteso, quelli che riferiscono dovrebbero poi riferire per bene, non gli azzeccacarbugli, insomma, per capirci. Perdere a Fondi sarebbe stato clamoroso. Allora qualcuno potrebbe dire, ma guardate che il Chieti ha pareggiato, l'Aquila ci ha pareggiato, quindi non è una squadra. Sì, però è ultimo in classifica, sì, quindi sì. È una non notizia questa vittoria, a me ha fatto piacere, però se avessimo perso a Fondi, lì era la notizia, perché non è, e tu lo sai, il cane che morde la bambina, la notizia è la bambina che morde il cane, sì, sì, quindi è una vittoria importante, che fa da brodino caldo per questi due impegni che sono secondo me importanti anche alla luce della trasferta della Priglia, che zitta zitta se ne sta andando, sì, sì, sì. Perché anche il Chieti ha subito questo scivolone, e quindi la classifica si sta per certi versi mettendo nella maniera migliore. Il Martina, che sembrava dovesse, no, partita eccetera eccetera, sta lì, cresce insieme a questa Priglia che
sta andando oltre ogni più rosea previsione, quindi è un campionato di assestamento. Queste due prossime partite con le toscane, che secondo me sono quelle che possono determinare la vita e la morte in questo campionato, non tanto quelle del sud, rappresentano dei banchi di prova importanti. Mi ricollego a quello che dice, non ho scelto io di stare vicino a lui, attenzione, è importante muovere la classifica, quindi a me andrebbero bene anche due pareggi, perché Poggi Bonzi va affrontato in un certo modo e Pontedera in un altro modo. Quindi muovere la classifica significa che puoi rischiare di perdere, e se pareggi va bene, intanto muovi, conosci gli altri avversari, puoi pesare di più il valore di questo campionato, che lasciatemelo dire, è un po' bassino. Allora, tra poco coinvolgeremo anche Gaetano Lombardino, però Federica, vediamoci subito i risultati maturati ieri, senza commentare, e la classifica, perché si è parlato appunto di questa benedetta classifica, che ripeto è molto interessante per il Teramo. Ecco qui i risultati. Vai. Borgo Abugiano, Aprilia 0-2, Campobasso Pontedera 1-1, Fondi Teramo 0-1, Gavorrano Interreggio 0-0, L'Aquila Arzanese 3-1, Martina Franca Versa Normanna 2-0, Melfi Chieti 1-0, Poggi Bonzi Vigor Lamezia 1-0, Salernitana Foligno 2-0. La classifica, eccola qua, vede appunto l'Aprilia in vetta. Con 13 punti, Martina Franca e Poggi Bonzi 11, Pontedera 10 punti, Chieti 9, Teramo 8, L'Aquila Arzanese 7 punti, Gavorrano 6, Aversa Normanna, Salernitana e Melfi 5 punti, Vigor Lamezia 4, Campobasso, Borgo Abugiano, Interreggio e Foligno 3 punti, chiude la classifica il Fondi con 2 punti. Lasciamo la classifica e coinvolgiamo Gaetano Lombardino. Gaetano, due settimane fa il Teramo era sulla colonna di destra di questa classifica, oggi troviamo la formazione di Roberto Cappellacci, che secondo me ha molti meriti per l'impresa di ieri, perché è stato capace di leggere subito la partita nel momento in cui c'è stata l'espulsione del giocatore della formazione del Fondi, della Guidone, formazione Pontidone. Esatto. E troviamo oggi il Teramo al sesto posto, come diceva Gustavo. Se il campionato fosse finito ieri, insomma, il Teramo disputerebbe i play-off. Senza dimenticare, tra l'altro, che il Teramo è arrivato al sesto posto senza Bucchi. Mm-hmm. Da quando è uscito lui, il Teramo ha collezionato due vittorie. E tra l'altro bisogna anche dire che il Teramo non ha a disposizione un certo Berardino, che era arrivato a Teramo con tante credenziali ed era un po' il fiore all'occhiello della campagna acquisti. Poi chiederemo ad Ercole Cimini, insomma, la situazione di Berardino, perché è un giocatore di assoluta qualità, però ha questo problema al ginocchio, credo qualcosa che abbia a che fare con il menisco, Ercole. Ma secondo me lui ha avuto, io a parte non è che sono così esperto per poter dare un giudizio sulle condizioni di Berardino. A noi dispiace tanto perché il ragazzo vediamo che soffre, soffre proprio. Per quello che non può dare, per quello perché è stato preso e per quello che forse noi aspettavamo che ci dasse quella qualità che onestamente fa bene a tutte le squadre di Lega Pro. È un ragazzo che ha cercato in tutti i modi di recuperare e oggi si vede che tanti sacrifici che ha fatto in due mesi vanno un po' a svanire. E quindi si pensa, si presume, io questo non sono sicuro di potervi dare una garanzia, si presume che dovrebbe essere di nuovo sottoporsi a un piccolo intervento, non so se sia di pulizia o di qualcos'altro. Sì. Speriamo che sia, io me lo auguro, perché è un ragazzo veramente che soffre, è un ragazzo che vorrebbe spaccare il mondo ma non può. Gaetano. Speriamo che sia il prossimo acquisto del Teramo, Berardino. Esatto. Il Teramo che ha anche Coletti, Berardino che deve essere recuperato, dovrà sottoporsi appunto a questo nuovo intervento in attesa di riavere anche Buchi. È una squadra che comincia ad avere una certa fisionomia, come dire, una squadra competente e competitiva soprattutto, volevo dire questo, competitiva in questa categoria. Sì, tra l'altro non è un caso che Cappellacci per due settimane di fila ha riproposto la stessa formazione. Ci ha annunciato lui prima della partita di domenica che si sta fidando di un certo gruppo di giocatori, sta cercando di dare più continuità di impiego possibile a questi 11 che hanno giocato ieri, quindi sta trovando quell'amalgama, quella quadratura del cerchio che stanno portando il Teramo in alto.
Gustavo, a proposito di competenza, Cappellacci ha dimostrato di essere un allenatore insomma molto preparato? Per certi versi ha confermato la bontà di cui è in possesso. D'altra parte, voglio dire, quando un allenatore azzecca, fra virgolette, la formazione, questa formazione poi gli risponde, è chiaro che si va avanti per questo solco già delineato. Certamente anche con un uomo in più, le cronache dicono che insomma in difesa qualcosina non è andato bene, pur avendo avuto noi la palla per chiudere definitivamente la partita. Non sono d'accordo. No? Se sul 2-0, così dicono. Sono d'accordo assolutamente. Abbiano allora i cronisti che hanno raccontato questa partita. No, io penso che partita, uno che vede una partita attentamente 90 minuti, noi il primo tempo allora, tra poco ci siamo mangiati 3-4 gol solo davanti al portiere. Esatto. Però negli ultimi minuti questa sofferenza, che mi sembra che è stata sottolineata anche da Cappellacci, se la traduzione è stata fedele, ci sia stata. Ma non fa niente, perché stai vincendo 1-0, hai mantenuto il risultato, va bene lo stesso. Quindi perché insistere con questa formazione? Perché offre garanzie. Il caso vuole che tu dovevi puntare su Bucchi e ti è esploso Bellucci, che sapevamo col Pesaro, no? Aveva fatto molto bene. Berardino purtroppo è una stagione sfortunatissima, perché vieni un'operazione, ti impegni, riparti, poi vedi che le cose non vanno, quindi giustamente potrebbe essere l'ultimo acquisto del Teramo. Tutti ci aspettavamo di vederlo e invece questo rientro viene rinviato. Però adesso andiamo avanti così, poi vediamo, una volta recuperato questo professionista, dove poterlo inserire in uno scacchiere che mi sembra, al di là di qualche aggiustamento di messa a punto, stia andando bene. I miglioramenti, è chiaro che dopo 4-5 giornate sono dietro l'angolo, quindi bisogna lavorare a finire l'intesa, la famosa amalgama, perché è proprio questa intesa che può dare una maggiore forza penetrativa in una squadra che è matricola, però in mezzo a tutti questi leoni non è che una tigre ci sta male, voglio dire, insomma. Allora, Federica, prima di rivedere, di riproporre il servizio relativo alla vittoria del Teramo a Fondi, io direi invece di fare il punto sul campionato di seconda divisione con il servizio di Ania Cantagalli. L'Aprilia rimane lì, più in alto di tutti, grazie alla vittoria sul Borgo Abugiano, unica squadra insieme a Martina Franca e Poggi Bonzi a non aver ancora mai perso in questa stagione. Il Chieti aveva già lasciato la vetta in settimana per colpa della commissione disciplinare e del punto di penalizzazione per aver presentato troppo tardi la fideiussione per l'iscrizione al campionato. Poi ci si è messa anche la sconfitta a Melfi ed il rigore che in prota ha trasformato alla mezz'ora nel primo tempo e che ha dato poi la vittoria ai suoi. Non è stato il Chieti che eravamo stati abituati a vedere e che domenica prossima riceverà il Martina Franca, secondo in classifica. Nella sconfitta dei neroverdi hanno approfittato, oltre allo stesso Martina, anche Poggi Bonzi e Pontedera, prossimi avversari nei due turni casalinghi che aspettano il Teramo. La truppa di Cappellacci festeggia il primo successo in trasferta della stagione, che dà un volto nuovo e più bello alla classifica dei biancorossi, in piena zona playoff. Erano da evitare catastrofismi prima, sono da evitare trionfalismi adesso. Il Teramo sta dimostrando che lavorando le cose possono migliorare, aumentando la fiducia e la consapevolezza dei propri mezzi. Gli 8 punti in classifica sono per Cappellacci di suoi oro colato, dopo le incertezze del precampionato. Anche l'Aquila respira a pieni polmoni dopo la quinta giornata. La vittoria sull'Arzanese porta i rossoblù proprio a ridosso del Teramo in classifica e dà un calcio alle critiche che erano piovute prima della sfida di domenica al Fattori, con tanto di silenzio stampa ordinato dalla società. La squadra di Graziani giocherà lunedì prossimo alle ore 15 in casa dell'Interreggio, in piena zona play-out, come Borgo Buggiano, Campobasso, Foligno e Fondi. Bene, era il punto sul campionato di seconda divisione della nostra collega Ania Cantagalli. Abbiamo visto un po' anche la situazione, insomma, si è fatta l'analisi sull'Aprilia, che è la capolista, poi abbiamo parlato dell'Aquila che si sta risvegliando, la Salernitana, che poi tra l'altro a proposito della Salernitana avremo anche il servizio relativo alla vittoria della formazione di Perrone. Adesso invece direi di andarci a rivedere il servizio relativo alla vittoria della formazione di Roberto Cappellacci proprio a Fondi contro il Fondi allenato da Ezio Lino Capuano. Fondi a 2 punti, frutto di altrettanti pareggi con l'Aquila e Chieti per 1-1, è alla ricerca della prima vittoria stagionale contro il Teramo, che di punti ne ha 5. Cannoni e Rossini fuori per infortunio, mister Capuano recupera Marotta sulla fascia sinistra. Prima azione interessante al terzo, calcio d'angolo battuto da Anna, buona l'iniziativa di Pacini che prova il tiro da fuori, alto.
Reazione degli ospiti all'ottavo, Bellucci approfitta di un errato disimpegno a centrocampo e si invola sulla destra. La palla però, dopo il tiro del centravanti, si spegne al lato. Al quindicesimo un ottimo Naglieri, molto attivo in fase propositiva, prova un cross che si trasforma in tiro e attento Serraiocco. Reazione immediata ospite con Novinic che solo in aria vede il proprio tiro da ottima posizione deviato in angolo da un difensore. Dal trentesimo comincia una fase piuttosto interlocutoria e di gioco spezzettato, con nessuna delle due squadre capace di organizzare una manovra convincente. Folata al 39esimo del Teramo, Valentini si inserisce centralmente dopo una volata di Bellucci. Sembra sbagliare il controllo, invece aggira Gasparri e rasoterra da posizione assolutamente decentrata indirizza verso la porta. Marotta è miracoloso nel deviare sulla linea, è la migliore occasione gol del primo tempo che si chiude a reti bianche. Secondo tempo che comincia con gli stessi 22 in campo, ma neanche un minuto di gioco, e Guidone, davvero ingenuo, si prende il secondo cartellino giallo che lo manda negli spogliatoi. Espulsione contestata, ma che pare non pesare sui fondani, che alzano il tasso agonistico della gara per sopperire all'uomo in meno. All'ottavo il colpo di testa di Prisco, entrato per Danna, si spegne di poco al lato. Ancora al 12esimo in avanti con Prisco, che prova da posizione defilata dopo una buona combinazione a centrocampo. Al 19esimo però arriva il gol che non ti aspetti, quello del Teramo. La difesa fondana, in particolare Marotta, fa confusione su un pallone innocuo. Mirko Petrella dalla destra colpisce al volo in bello stile e infila imparabile sotto la traversa per l'1-0 ospite. Il Fondi si allarga nel cercare il pareggio e regala spazi agli ospiti rischiando il gol del KO. Al 26esimo è ancora un indiavolato Petrella a mettere in mezzo per Bellucci, che di prima intenzione fa la barba al palo. Gli ospiti ora controllano senza affanno, il Fondi ci mette rabbia ma poca precisione. Al 43esimo buona combinazione Prisco Bernasconi, ma è determinante l'estremo abruzzese sull'11 rosso-blu che vede frustrata la sua iniziativa. In fase di recupero l'occasione per De Giorgi, che rientra bene sul sinistro ma alza il pallone del possibile pareggio. Il Fondi rinvia l'appuntamento con la vittoria casalinga, finisce al Purificato 1-0 per gli abruzzesi. Eccoci qua, allora leggiamo qualche sms, poi vi proporremo il servizio relativo alla vittoria della Salernitana contro il Foligno. Due squadre accreditate per il salto di qualità, sicuramente più la Salernitana che il Foligno. Foligno retrocessa lo scorso anno dalla prima divisione, ma che non sta andando bene, così come non stava andando bene neppure la Salernitana. Cambio di allenatore, 4 punti in 2 partite, insomma vedremo se la squadra dell'ex Galderisi, che è stato Galderisi allenatore questa prima parte del campionato, riuscirà a riportarsi su in classifica. Allora, sms leggiamoli assieme, Federica, ecco qua. Il Teramo deve porsi l'obiettivo di giocare gara per gara con la massima determinazione, senza voli pindarici. Con questo spirito nulla sarà precluso, Antonio. E salutiamo il nostro affezionato telespettatore Antonio. Andiamo avanti. Forse Campitelli dovrebbe riflettere sul fatto che a vedere il basket ieri erano in 800. Forse perché è gratis, forse perché si entra in soli 20 secondi al palazzetto, forse perché non è riuscito a ricreare l'entusiasmo di Romy, forse perché al Palasca non ci piove. Palasca? Non ci piove? Visto l'impietoso confronto con gli 80 per 10 uguale 800, lo dovrebbero chiamare Deca Basket? Dopo coinvolgeremo Ercole Cimini. Andiamo avanti ancora. Buonasera, spero che domenica ci sia più gente allo stadio e spero che non si verifichino le assurde scene dell'ultima partita. Siamo persone che vanno a vedere una partita e non terroristi. Anche questo toglie la voglia di andare allo stadio. Forza Teramo, Andrea. Ah, un attimo prima degli sms, perché poi si riallaccia anche all'sms precedente. Ercole Cimini, c'è questa situazione un po' difficile e particolare allo stadio di Piano d'Accio, i controlli serrati. È chiaro che la società non c'entra nulla da questo punto di vista, perché l'organizzazione spetta le forze dell'ordine, però non è la prima volta che i tifosi si lamentano di questo aspetto. Beh, ma io non giuro che io cerco di potergli rispondere, giuro che farei di tutto per mettermi a loro disposizione, ma non riesco a trovare una via di uscita. Io vi chiedo scusa, ma se uno mi dà una via di uscita per poter far meglio, vengano qui, vengano allo stadio. Cioè, noi non è che possiamo fare, queste sono delle ordinanze da rispettare. Si sa che è così, ma io non, non capisco a chi dobbiamo rispondere, a chi ci dobbiamo rivolgere, a chi dobbiamo dire qualcosa. Se ci fosse qualcosa per poter far meglio, io penso che la società ha tutti gli interessi per portare più gente allo stadio e per far funzionare le cose nel miglior modo possibile, ma non riesco a capire dove la società possa intervenire. Cioè, far entrare le persone senza rispettare le regole. Non riesco a capire, se qua la società c'entra qualcosa su certi... Forse sono delle regole da...
Non lo so, da cambiare oppure da fare meglio. Non Gustavo, lo so. Infatti, a proposito di regole, probabilmente è una questione di regole, perché io mi riallaccio sempre al discorso relativo agli stadi in Inghilterra, in Olanda, anche in Spagna la situazione sta letteralmente cambiando. Leggi più severe probabilmente eviterebbero anche situazioni però, del genere. Bravo, però quest'estate mi sembra che proprio all'Aquila, Macalli, questo presidente, un po' come i presidenti che abbiamo avuto a Teramo in Enti, no? E nati presidenti e sono stati presidenti per 30 anni, così Macalli, ha fatto una riunione all'Aquila dicendo che partiamo come progetto pilota all'Aquila per lo stadio senza barriere. Va bene, ne mettiamo le barriere, però i filtri sono così meticolosi, così restrittivi, che in effetti o vai un'ora prima oppure devi fare la fila e sottoporre. Io ho già detto una volta che per la prima volta non mi hanno fatto aprire col Borgo Bugiano la borsa, che porta un borsone che si adatta alla stazza, e quindi, perché di solito al vecchio comunale che porti qua, che ci devo portare le chiavi, ma tutte queste chiavi sono le chiavi di casa, appartamenti e quant'altro, soffitte e fondaci. Quindi voglio dire, le regole ci sono, ma si sapeva che Lega Pro ci sarebbero stati questi filtri un po' più impietosi. Fatto stesso che l'area dove noi entravamo e parcheggiavamo è stata disattivata per motivi di ordine pubblico, significa che ci sono queste ristrettezze per le quali non c'è poco da fare. Se qualcuno desse a Cimini la possibilità di fare qualcosa, Cimini lo farebbe, ma non dipende da lui. Sì, sì, ma infatti abbiamo è stata la premessa, l'ordine pubblico, perché la società non c'entra niente da questo punto di vista. Ci vuole probabilmente un po' di elasticità, però siamo italiani, dopo se ci dà l'elastico cominciamo con la frezza, con la fionda, con le cose, allora capito? Ci vuole pazienza. Voi questi problemi in eccellenza non ce l'avete? No. Ah, ecco, vedi? Lo vedi? Sempre fortunato. Fai lo spiritoso, vero? Comunque, andiamo avanti, ancora SMS. Ieri purtroppo un ex Teramano, purtroppo. Sei contento, Ercole? No, contento no, assolutamente. Però è così, purtroppo il campionato d'eccellenza è questo. Teramani, svegliatevi, domenica tutti allo stadio per incitare la nostra squadra alla vittoria. Ancora, andiamo avanti. Signor Bruno Gustavo, meriti il DASPO giornalistico con Salernitana, Foligno, Aquila, Chieti, eccetera, eccetera. Dici che è un campionato mediocre. Esatto. Bravo. Il DASPO si prende se commetti delle sciocchezze, qualcuno l'ha commesso e se le prese. Il DASPO, se lo danno a me, lo devono dare prima a te, ce lo danno insieme e andiamo a vedere la partita in eccellenza a Giulianova. Se ci fanno entrare senza DASPO, scherzo. Il biglietto. O Alba. Beh, appunto, Alba, Montorio, c'è anche il Montorio comunque, Gustavo, quindi andiamo avanti. Gustavo, ma perché bisogna vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto? Dobbiamo andare tutti verso la stessa direzione, compreso e soprattutto voi. E infatti questa è una vecchia storia che tutti quanti pensano che ci sta chi rema contro. Il bicchiere io lo vedo sempre mezzo pieno, infatti ho detto che sarebbe stato clamoroso se il Teramo non avesse vinto a Fondi, che è ultimo in classifica. Adesso ho detto appunto anche che siamo in una zona playoff, che ci aspettano due gare difficilissime, quindi più di questo che devo dire? Lo so, l'italiano è una lingua difficile, però non è colpa mia se fra le righe non scusa, sapete ti faccio una domanda, leggere. Gustavo. Non me la fa, me la faccio. Fammela faccio. Ma scusa un secondo, no? Ma allora domenica l'altro, che cosa deve succedere all'Aquila? Che deve succedere? Che è stato messo sotto inchiesta l'allenatore perché stava traballando. Ma io tutto. Non penso che si può... Cioè, clamoroso se il Teramo non vince a Fondi. Io secondo me il Teramo ha fatto una bellissima impresa a Fondi. Appunto. Non è che era clamoroso, perdeva, ci può stare che perdeva, cioè 5 però, punti, Fondi ce ne aveva 2, andavano a pari punti, però, andavano. Voglio dire, certo. Poi perdi. Cioè ieri l'Aquila ha vinto con l'Arzanese, aveva 7 punti l'Arzanese e l'Aquila aveva 4, è andato a pari punti, quindi c'è una differenza di 3 punti, di 4 punti, di 2 punti, secondo me in una classifica, la quinta giornata non si può dire, secondo me oggi vincere o pareggiare o perdere può essere tutto possibile. Alla quinta giornata il Milan ha 7 punti come il Pescara. Bravo, vedi. Quindi noi dobbiamo, cosa dovrebbe dire la società del Milan? Da spararsi tutti quanti, no? Speriamo di no. Quindi siamo, cioè, per noi no. Non è nulla di legge, cioè, oggi è un campionato difficile perché nessuno sa, il Vigor Lamezia l'anno scorso sì. È arrivato ai playoff e quest'anno è in zona playout con la stessa squadra, anzi penso che si sia anche rinforzato. Quindi oggi bisogna dire, cioè, di stare tranquilli e capire veramente se questo campionato, come dici tu, è veramente mediocre oppure un campionato normale. Ma per adesso, tu che sei una matricola, anche se fai calcio in altre province, in altri comuni, non a questo livello, è un campionato di C2 di livello alto o basso, sinceramente?
Come te l'aspettavi? Come? Dì la verità, ma non io, mentire. Ma io ti dico la verità, ci sono delle squadre che secondo me in questa categoria non c'entrano nulla. Ah, ecco. Vedi Salernitana, vedi l'Aquila, vedi la Priglia, vedi squadre molto, vedi il Martina, vedi queste squadre qui. Poi sono delle squadre come il Teramo e come tante altre, non poche, tante altre sono squadre che si giocano un posto, speriamo, migliore ecco, possibile. Io però mi permetto di dire che il Teramo ha un valore aggiunto, e mi riferisco sempre a Roberto Cappellacci, perché credo che sia un tecnico molto molto preparato. Scusa se ti rispondo, però sì. Ma Cappellacci fa parte della Teramo Calcio, non è che Cappellacci fa parte di un'altra società. Però, no, no, assolutamente, però è chiaro che l'allenatore, i giocatori passano, il Teramo Calcio resta, quello voglio dire. E no, comunque ma Cappellacci valore aggiunto dalla società, è un allenatore scelto dalla società, esatto, non è che ce l'ha mandato qualcuno, diciamo, con un pacco postale. Però, cioè forse è stato un allenatore scelto dalla società, no? Di solito gli allenatori vengono più presi come pacchi postali che come allenatori. Noi Cappellacci l'abbiamo scelto anche perché di tante persone, che non faccio nomi, siano tante persone messe a disposizione e presentate per venire all'allenare il Teramo. Cappellacci è stato un allenatore scelto e voluto dalla società. Vincente peraltro, perché avete vinto il campionato l'anno scorso. Speriamo che non sia una volta sola. Cioè che vinca ancora, speriamo. Tra l'altro è stato anche l'unico riconfermato dell'era Campitelli, quindi già questo te la dice lunga. Sì, perché poi ci sono dalla promozione, esatto, alla c'era seconda divisione, stato un cambio, c'era stato sempre un cambio. Tra poco vedremo il servizio sulla Salernitana, però volevo chiedere una cosa a Gaetano relativamente alle condizioni di Andrea Bucchi, l'attaccante. Sì. Qual è il problema di Bucchi? Ma lui ha avuto un problema vicino al ginocchio, un'infiammazione, sì, mi ha detto, che però... si rinfiamma ogni volta che calcia il pallone. Più che altro il gonfiore è il problema, esatto, perché l'infiammazione adesso è passata, di problemi ai legamenti non ce ne sono assolutamente, e va monitorata ogni giorno la situazione. Il mister ha detto che è preoccupato. Bravo. Il segreto di Bucchi è che lui non vuole adesso in questo momento creare forzare, problemi, certo, a Cappellacci, di chi far giocare e non far giocare. Siccome la squadra vince, in questo momento Buchetto lui mi riposo, esatto, la squadra continua a vincere, quando la squadra poi avrà delle difficoltà io sono pronto per rientrare. L'importante è recuperare. Allora, avevamo annunciato il servizio, giusto Federica? Salernitana appunto che ha vinto contro il Foligno per 2-0, vediamo. Salernitana a caccia della prima vittoria allo stadio Arechi davanti a poco meno di 4.000 tifosi e il ritorno di Perrone nello stadio che lo ha visto protagonista con il Salerno Calcio centrando la promozione dalla Serie D alla seconda divisione per la prima volta sulla panchina della Salernitana. In avanti Guazzo, Ginestra e Gustavo, centrocampo di sostanza e qualità con Mancini, Perpetuini e Capua. Zampa finisce in panchina ancora una volta, striscione polemico in curva sud, questa maglia merita soddisfazioni, capitelo con le buone o arriveranno le cattive, c'è scritto. E il decimo minuto, Mancini lavora un buon pallone, serve a sinistra Gustavo, il cross al centro, il colpo di testa di un difensore del Foligno, ma Mancini insiste, resiste ad un attacco, il suo cross dalla parte opposta dove c'è Ginestra che non sbaglia, 1-0 per la Salernitana, Ciro Ginestra che segna così di testa spiazzando il portiere Zandrini, 1-0 al decimo minuto del primo tempo, Salernitana in vantaggio. Ancora Salernitana, ci prova Gustavo, da lunga distanza vede fuori dai pali il portiere ma non gli riesce la giocata, per intenderci, alla Merino. Poi la reazione del Foligno in questa conclusione di Vassallo deviata da un difensore in angolo, qualche momento di tensione, poi ancora la formazione ospite questa girata che non sortisce effetti e Rinaldi commette fallo al limite dell'area e finisce sul taccuino del direttore di gara, primo cartellino giallo, punizione calciata dal Foligno, deviazione, Iannarilli attento e non si fa sorprendere. Poi nel giro di un minuto e mezzo arriva un altro cartellino giallo, questa volta è Perpetuini, secondo giallo in 120 secondi per la Salernitana. La conclusione pericolosa di Vassallo attraversa tutto lo specchio della porta, poi Mancini, Ginestra, rete, 2-0 per la Salernitana. Al 35esimo il raddoppio della squadra granata sull'asse Mancini, Ginestra, ancora una volta Mancini costruisce e Ginestra finalizza, vede un corridoio libero Mancini, Ginestra di sinistro non sbaglia e raddoppia per la Salernitana.
Finisce così il primo tempo, nella ripresa non ci sono cambi, ma c'è subito un pericolo al quinto minuto. Iannarilli esce a vuoto e Balestrieri tutto solo sbaglia una clamorosa palla gol a porta vuota. Poi dalla distanza ci prova il Foligno, ma senza fortuna. Micidiale ripartenza della Salernitana, Guazzo Gustavo. Eccolo qui, Guazzo servito in questo momento, il suo destro fuori di non molto, si dispera il numero 11 della Salernitana, applausi per lui. Non accade praticamente più nulla, il valzer di cambi da registrare nella ripresa, soltanto questo doppio intervento di Iannarilli che evita agli ospiti di accorciare le distanze. Finisce così 2-0, prima vittoria per la Salernitana e squadra che si riappacifica con il pubblico dell'Arechi dopo la contestazione di domenica scorsa al Vallefuoco di Mugnano contro l'Arzano. Pace fatta dunque tra squadra e tifoseria, la cura Perrone comincia a fare effetto. Ercole, una Salernitana insomma che inizia adesso a fare su serie, soprattutto con questo attaccante, un certo Ginestra, che conferma di essere un bomber di razza. Ma cioè, la Salernitana si conosce il valore, non era quella la Salernitana, esatto. Che noi, quella non era quella di Calderisi, quella, no, a parte Calderisi, io sono sempre, ecco, torniamo al discorso, la terza, la quarta giornata, come fai a giudicare l'operato di un allenatore? A volte si dovrebbe un po' più stare tranquilli, però se loro hanno fatto delle scelte sicuramente sono i motivi validi, però la Salernitana non è il posto che sicuramente troveremo fra 10 giornate. SMS, anche perché leggiamo, vedere quella curva lì poi fra 10, esatto, domeniche, cioè c'era gente ieri e la situazione non era idilliaca, anche se è stata molto fortunata, sì, perché poi ha rischiato il pareggio, ha rischiato molto, sì, molte volte. Allora SMS, leggiamone alcuni. I diffidati torneranno. Qua è un po' questa situazione un po' comune a molti ambienti sportivi calcistici. Campitelli inizia a stancare. Ha più volte dimostrato di non avere le doti per essere un presidente. Prendi esempio umano da Cimini. Vedo molto più lui alla guida di una squadra di calcio. Delusi da Campitelli, un tifoso della curva, quella vera. Eccole, vuoi rispondere tu? Io sono il socio di Campitelli, quindi non mi associo assolutamente a questa affermazione. Sono un socio nella Teramo Calcio, sono un socio in tutte le attività di nostra proprietà, da calcio a livello imprenditoriale, in tutto quello che facciamo, come Sapori Veri e su altre cose. Quindi Campitelli avrà dei modi forse non capiti, però posso dire che Campitelli è un buon presidente ed è molto molto più bravo di me a fare il presidente. Io può darsi che sono una persona più pacata, ma lui è molto più bravo a fare il presidente. Io non sarei capace di fare il presidente come lui. Andiamo avanti, ancora risposta tra l'altro assolutamente diplomatica. Oli, a Giulianova ce li sogniamo gente come Campitelli e Cimini. L'unica cosa che invidia Teramani, ce voli fit. Dove io manca la banda di morte. Questo... Mi traducete per favore. Sì, praticamente è una polemica rivolta alla squadra giallorossa che ieri, secondo alcuni tifosi, non avrebbe, come dire, tirato fuori gli attributi perdendo anche in malo modo. Carolino, io si fidi che vincere non è facile in nessuna categoria. Sì, questo sono assolutamente d'accordo. Poi specialmente quando si riparte da... Giovanni non è ripartito neanche dal nulla, aveva tanto e oggi per riorganizzare tutto quello che deve fare, specialmente le aspettative che può avere una società importante che sia Giulianova, onestamente è dura, però sono convinto che poi alla fine farà il campionato a sé. Io la vedo dura invece, ti parlo da giornalista, ti parlo da anche sportivo che segue il Giulianova da tantissimo tempo. L'unica cosa che rimprovero a Giulianova è che non dovevano ripartire dove stavano. Se lì si organizzavano 10-15 persone potevano salvare Giulianova in C2. Quello che tu dici, lo abbiamo sentito anche a Giulianova da parte di alcuni tifosi che hanno più volte sottolineato che il gruppo che oggi ha in mano il Città di Giulianova 1924
insomma, avrebbe dovuto in qualche maniera aiutare il presidente a Canzano, la città di Canzano, ma è la banda musicale. Mm-hmm. Giulianova e Giulianova, quindi Giulianova deve fare di tutto per tornare ad essere Giulianova, quindi città di Giulianova ci può stare la banda, Giulianova Calcio. Noi vogliamo rivedere veramente il Giulianova Calcio, perché merita dove deve stare, la storia del calcio. Peccato non vedere il derby quest'anno. Una frattura come fu l'anno della nostra non ripartenza, sì. Perché Teramo con 150.000 euro avrebbe potuto tranquillamente ripartire e fare come hanno fatto tutti, il famoso fallimento pilotato. Lanciano, tutti l'hanno fatto, l'ha fatto il Pescara. L'ha fatto il Lanciano. Per quattro ceci non siamo ripartiti, è successo quello che è successo. Ma anche in questa fase i giuliesi, voi, l'Inno Nazionale, come siete stati fortunati. E noi siamo ripartiti da Fontanelle, voi siete ripartiti dall'eccellenza, anche qui un escamotage che vi ha permesso. Perché vuol Fontanelle? Beh, per dici dire caso, Canzano. Però posso dire una cosa? L'escamotage ve l'ha permesso. Sei simpatico a Sorgentone? No, perché lui è simpatico a me. Anche. C'ho la sua foto. Allora, no, la sua foto. No, è l'unico che ha messo la foto sul giornale. Ultimamente ti ho visto in televisione, pure che altre foto ti ho visto. Sì, è vero. Capito, avete fatto un escamotage molto furbescamente, avete fatto l'eccellenza. Ma lì non le sa queste cose. Capito, quindi avete guadagnato un anno. Che il Teramo è il campionato, il Real Teramo, periodo, il campionato di promozione, lo ha vinto e poi l'anno successivo fece il campionato di eccellenza. Bravo. Il Giulianova rischia di non vincerlo il campionato di eccellenza e di farlo due volte, quindi alla fine non cambia nulla. Lo vince il campionato. Non lo so, il Sulmone è forte, è una grande squadra. Non vedo il Civitella Roveto su fino alla fine, però il ma lì però si crea l'entusiasmo, attenzione. A Civitella si crea l'entusiasmo. I rovetani sono... Poi parla uno che là ci lavora, sì. Non calcisticamente, ma in altre cose, quindi la conosce la zona della Marsica. Lì ricordiamo che viene... lì c'è Canistro. Ricordiamo Canistro dove è andato negli anni. Appunto, quindi. Allora, se abbiamo ancora qualche sms, altrimenti li leggeremo più tardi, eccoli qui, perché abbiamo il servizio del Campobasso. Comunque, fino alla fine, forza Chieti, buon campionato al Teramo Calcio, pubblico passionale, Antonio di Roseto. Grazie al tifoso di Roseto. Proprio Roseto che c'entra con Chieto con te. Perché Matriciani, che è di Roseto, mister Gabriele Matriciani, è il vice di Tiziano De Padre. Lo quindi vedi? In qualche maniera potrebbe essere un amico di mister Matriciani. Il Teramo di una volta. Andiamo avanti. So che non dipende dalla società, ma la questura di Teramo si accanisce troppo, vietando qualsiasi materiale. Se le regole sono queste, dovrebbe essere così in tutti gli stadi, e invece non è così, Andrea. Si è firmato il tifoso. In effetti, devo dire che ci sono stadi in cui i controlli, caro Gustavo, non sono così serrati, come dire, quasi fastidiosi. Ma vi ricordate quando... c'è stata quella polemica, perché la polemica è il sale del calcio. A Teramo avevano fatto la gabbia dei leoni nel vecchio comunale, da voi no? No. E il centro storico era di Teramo e sta pure giù da voi, è rimasto lì l'impianto. Quindi non è che stesse fuori del centro abitato. Però qua è stato sempre fatto in un certo modo, giù, pur avendo la stessa categoria in un altro modo. Tant'è vero che sorgeva spontanea domanda, cosa c'ha Giulianova più di noi? Che c'era il sindaco che diceva no, qui siccome dipende da me l'ordine pubblico, io sono il massimo esponente, non si fanno i gabbiotti dei leoni che è stato fatto a Teramo. È vero questo fatto qui, però adesso se questi controlli a Teramo si fanno così, che possiamo fare? Niente. O ci vai e ti sottoponi al controllo con la pistola elettronica, apri se ti dicono di aprire, oppure se sei fortunato, perché mi sembra di aver capito che si fa estrazione come l'autovelox a campione, non è che ferma tutto, apri tu, no, tu puoi passare, capito? Allora, ci vuole la fortuna. Questo capita anche a Pescara, perché la prima giornata di campionato di Serie A sono andato a seguire Pescara Inter, da tifoso dell'Inter. In effetti io e mio figlio non siamo stati per... non è che ce n'hai pochi dei difetti, ce n'hai parecchi dei difetti. Bisogna vedere però chi ha giusto. C'è una mosca fastidiosa. Quello che volevo dire, andavano a campione infatti. Certo. E te la mano questa mosca. È probabile. Allora, ancora qualche sms, li leggiamo altrimenti chiamiamo subito il servizio, eccoci qua.
Domenica scorsa mio padre di 73 anni, che da sempre ama lo stadio, si è sentito vessato da ripetuti controlli a dir poco esagerati. Capisco che esistono direttive specifiche, peraltro incongrue, ma occorrebbe un minimo di buonsenso perché il clima che si respira allo stadio si è fatto davvero cupo. Antonio. Gaetano. Posso dargli una risposta? Allora, questo, signor. Mia moglie sì. È entrata alle 3:30 allo stadio. Quindi a partita è già iniziata. Bisogna fare qualcosa. Io consiglio veramente tutti a prendere il biglietto in prevendita. È un sistema per non fare le file, di comprare il biglietto in prevendita e andare lì allo sportello per comprare, cioè. Però anche lì poi bisogna tirare fuori il documento d'identità. Comunque ci dobbiamo andare, dai, come a scuola, andiamo con lo zaino e portiamo i libri, che cosa vuoi. Gaetano. Ma no, ma a questo punto l'unica contromossa da prendere è proprio quella del biglietto da acquistare in prevendita. Almeno riusciamo un attimino a snellire anche proprio l'acquisto lì e si riesce casomai ad entrare un po' prima. Allora, Federica, adesso è il momento di vedere il servizio al Campobasso. Campobasso Pontedera. Vediamo. È quasi un testa coda allo stadio Selvapiana, il Campobasso ultimo in classifica dopo la penalizzazione ospita il Pontedera, formazione che ha 9 punti in classifica, solo uno in meno. All'Aprilia capolista per il Lupo, solo un punto nelle ultime 3 giornate. I toscani hanno perso la prima, poi 3 vittorie di fila. Pontedera che segna poco, 5 gol fatti, subisce anche poco, 3 reti incassate. In bimbo si concede un bonus. Nessun under, schiera Cattenari in porta, difesa con Boi e Minadeo centrali, laterali Modica e Candrina, a metà campo Rice, Forgione e Dall'Occo, Sciarra e Conate, larghi Morante, punta centrale, arbitro dell'incontro Di Ruberto, Di Nocera inferiore. Avvio di gara, povero di emozioni, le due squadre fanno fatica a tirare in porta. Al 23esimo si fanno vedere gli ospiti con il colpo di testa di Regoli, Cattenari blocca a terra. Partita soporifera al minuto 38 per il Pontedera, ci prova Grassi ma il suo tiro è lontano dallo specchio della porta. In bimbo nel finale fa invertire di fascia Conate e Sciarra, ma non succede nulla, il Campobasso non riesce a tirare in porta. Ci riprova invece il Pontedera al 45esimo con il solito Grassi che conclude, ma il suo tiro è fiacco e termina sul fondo. Termina qui il primo tempo con le immagini, andiamo alla ripresa. Passa un minuto e il Pontedera si rende pericoloso, punizione di Carfora, giro Cattenari, si distende e devia in angolo. Al terzo il primo tiro del Lupo, a concludere Morante, palla alle stelle. Intanto si abbatte un temporale sul Selvapiana e il bel gioco latita ancora di più. Minuto 23, angolo per il Campobasso, il Pontedera in qualche modo sventa il pericolo. Al 27esimo fiammata di Conate che conclude a rete, la palla è leggermente deviata, Leone non può nulla e la sfera si insacca in rete. Campobasso 1, Pontedera 0, capriole alla Martins per il numero 7 rosso-blu. Al 38esimo primo cambio nel Campobasso, fuori Forgione dentro Curcio. Al 43esimo il Pontedera pareggia, Arrighini riceve palla, la retroguardia del Lupo non è impeccabile e la punta toscana mette dentro superando Cattenari in uscita. Campobasso 1, Pontedera 1. L'arbitro assegna 3 minuti di recupero, al 46esimo Rice conclude dal limite, palla di un soffio al lato. Al minuto 48 il Campobasso si salva grazie al direttore di gara che ferma così con il triplice fischio il Pontedera lanciato a rete. Il Campobasso non riesce più a vincere, conquista un punto che muove la classifica, la soddisfazione almeno di non essere più ultimi. Ricordiamo il Pontedera sarà tra 15 giorni avversario del Teramo, Gaetano. Ci sono degli sms, andiamo ancora a leggerli con Federica, alcuni anche simpatici. Andiamo avanti. Augusta, non ti dimenticare che prima di noi hai fatto non l'eccellenza ma la promozione. Olino, torna a Giugnalova. Chi si faccia. Ma l'aveva detto però Gustavo della promozione. Ancora sms. Cappellacci non si tocca e bisogna metterlo in condizione di lavorare. Se mai venisse in mente di toglierlo, pensateci 10 volte. Ma mi pare che stia lavorando. Ieri ha salvato la panchina. Devo dire che io ci avevo parlato. Caro Cimini. Caro Cimini,
Gli steward ce li mettete voi, altrove non è così, lo sapete bene, vedi Salerno. In tribuna c'è solo repressione, la domenica si viene in tribuna a vedere calcio e non al servizio militare. Alfredo. Ecco. Domenica sicuramente mi metterò dove sono gli steward a vedere che cosa fanno. La domenica alle 2:30 mi metterò, sai cos'è che ha dato, metterò lì e vediamo che cosa succede. Ma io voglio dire una cosa, a memore anche cosa devo fare, più di questo lo posso dire. Accaduto in passato, lo scorso anno anche a Giulianova, ci sono dei soggetti, non voglio fare di tutt'erbe un fascio perché poi c'è chi anche usa il buon senso, però ci sono dei soggetti che una volta indossata la pettorina da steward sembrano degli ufficiali. Bravo. Rambo. Sì, Rambo. E controllano, anche magari una persona la conosci, sai che va allo stadio, una persona tranquilla eccetera, dove vai? Che io fai? Posso dirti una cosa, il primo giorno che abbiamo fatto la prima partita in casa, che io la prima fuori casa non c'ero a Murphy, abbiamo giocato con il Gavorrano, io sapevo più o meno cos'era, com'era più o meno lì, perché noi abbiamo proprio dei telecomandi per entrare, sì. Non è che puoi andare senza telecomando. E lì c'erano delle persone, uno mi sembra, non lì, onestamente anche a me hanno fatto, guardi, no, lei deve avere, scusa, penso che c'entro qualcosa con questa società, non molto, però qualcosa. Ma penso con questo tono, l'hai detto, proprio così? Ti giuro, perché scusa. Quello mi stava, no, onestamente, dopodiché lì questo ancora si esagerava e poi a questo punto. Ti sei così tolto la giacca? Giuro. No, la giacca non l'ho portata. Non la portavo, deve essere pronto quando vai in guerra, o metti il giubbotto. Però guarda, noi cercheremo innanzitutto di tornare un po' più tranquilli, cerchiamo di capire dove noi possiamo migliorarci, se ci sono delle persone che cercano di essere prepotenti e soprattutto di essere persone non comprensivi con persone, specialmente con le persone anziane, persone di una certa età. Cari steward, usate un po' di buon senso, soprattutto nei confronti delle persone anziane. No, ma guarda, io loro sicuramente lì saranno lì, stanno cercando di fare il loro compito. Poi dobbiamo capire che qualcuno può ricevere, però anche loro vengono anche a volte insultati. Sì. Cioè, noi non dobbiamo dire, io mi piace che la campana quando suona di qua e di là, suona a morte, capito? A morte suona un colpo solo, di là. Invece quando suona a feste suona di qua e di là. Quindi dobbiamo capire quante cose ci sta dicendo, ci sta facendo imparare. Ah, quando è morto una porta sola. Sono una parte sola. Sì, mi ricordo che ero ragazzino e il Don Luigi mi diceva: oggi sono le campane, a me piace suonare quella a festa, quella morto non dan, mi piace. Quella faceva in don, colpo secco. Comunque la società insomma interverrà in questo senso. Ancora SMS. Nazionale, il nostro derby a Col Chieti, non Cologna Nuova. Vabbè, c'è l'ironia sul titolo acquisito dal Cologna Paese. Olì, si volate. Vedo lo pallà, intera mano. A Teramo, praticamente. Per vedere il calcio bisogna venire a Teramo, dicono i tifosi. Ancora avanti. Siamo il Teramo, la storia è la Est, basta parlare di Colonia Nuova, avanti Teramo, avanti Ultras. La Est era il vecchio comunale però, adesso è Sud, vero? Adesso è Sud, sì, ma il cuore è quello. Abbiamo rigirato il mondo e abbiamo fatto dove andare, è quello il cuore. Allora. Signor Cimini, si vede che sono un ragazzo sportivo, che non va dietro alle rivalità. Dopo Chieti è diventata la mia seconda città e apprezzo molto quello che state facendo per la Teramo Calcio. Vai Antonio, sportivo vero. Questo è il tifoso di prima di Roseto, che aveva firmato appunto Antonio di Roseto, e ha spiegato il perché del Chieti. Ma guarda, io anche lì ho degli amici a Chieti, quindi cioè, la rivalità sportiva deve finire a se stessa. È normale che a me mi piace spottare te, che tifi una squadra. Puoi anche dire il nome della squadra. La squadra del nord. Difficilmente posso dirtelo perché non so neanche come chiamarti. Ma devo dire Ambrosiana. Devo dirti scusami, ho difficoltà a chiamarti. Ho capito. Scusa. Il Chieti è una squadra che è una società ripartita pure dal nulla, che oggi sta facendo vedere veramente belle cose, quindi io mi auguro che anche il Giulianova torni dove è di loro competenza. Ce lo auguriamo ovviamente tutti. Ancora, eccoci qua. Il Giulianova è finito. A Giulianova il calcio non c'è più. A Giulianova si tifa Colonia, frazione di Roseto. Hanno cambiato nome ma sempre Colonia rimane. Il derby d'Abruzzo è finito. Allora, quello che volevo dire però, caro Gustavo, che comunque
leggere ci manca. Cologna, Cologna. Manca, manca. No, 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 Cologna, voglio dire che io comunque sono di Cologna. Appunto. Quindi. Ma manca, no, invece io da questi messaggi riesco a capire che manca il questa derby. Sfida manca. Sì, ma sì. È una sfida che, ma chissà quanti se ne sono dati negli anni. Gustavo però, ricorderà che queste sfide, questi derby venivano preparati una settimana prima, si entrava in conclave, c'era tutto un rito. Quando usciva il calendario, sì, potevi giocare contro chiunque, andavi subito a vedere se si giocava prima a Teramo o sì, sì, è vero, sono assolutamente. Ma sono storie che si perdono veramente nella lotta dei tempi. Quando c'era Orsini, quando c'era Carlo Beccaceci, quando c'era quel signore che vende le biciclette, come si chiama? Stacchiotto. Uno secondo me dei più grossi presidenti della storia, Giulianova Calcio. Orsini. Sì. Titi Orsini. L'epoca di Mastellarini. Sì, 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 sì. Quartiglia, primo Quartiglia. Sono grandi state derby. Sfide epiche e indimenticabili, sta scherzando. Quando fu blindato a Teramo con gli elicotteri che seguivano voi, una cosa sì, sì, me lo meravigliosa. Ricordo, perché arrivarono alla stazione, fecero tutto il, sì, il sì. Corteo a piedi. Per già allora io con un... Credo tu ti riferisca al derby vinto dal Teramo 1-0 con gol di Ciarrocchi, se non vado errato, sì, su punizione a 40 metri. Tant'è vero che poi fu blindata la Porta Romana, allora uscivi da dietro la circonvallazione, blindato anche lì, so, vabbè, io devo andare a casa, ditemi che strada devo fare, anche allora, capite? Mettevano i cordoni. A te, se ero io... Mi facevi restare là? No, in mezzo agli scontri, proprio lì in mezzo, lì. Allora, mo ti racconto... Quando... È difficile. È difficile, bravo. Quando vincemmo 2-0 a Castel di Sangro, io sbagliai l'uscita. Invece uscire dal pubblico, uscire lì. Una signora, eccolo qua, siccome quelli parlano un po' così, no? Ma quando noi, quando andiamo... corta, 2-0. Io uscì... prendemmo pure noi. Però. No, bravo. Allora, io uscì. La signora, che qua avete rubato, ci serveva un gol di Orta, Rongi, no, lo doveva tirare fuori. E insomma stavo per pia qualche schiaffo. A un certo punto uscirono due armati, no? Due carabinieri, erano 1,95 m più 5, e disse, senza cosa, si mette in mezzo a noi. Io mi disse, in mezzo a loro, disse, tocca mambolo un altro se sei capace, e mi portarono fino alla macchina. Sbagliai l'uscita, capì? Per dirti che tutto il mondo è paese, quindi in quella epica storia del derby gli elicotteri fecero senza su perché volavano bassi. Sì, sì, ma no, io dovevo essere il carabiniere. Prego. Gustavo, la storia degli elicotteri non era solo a Teramo, sì, ma anche sì, a Giulianova, perché mi ricordo, sì, sì. Prima della gara arrivava il controllo, eccetera. Subito, poco prima del fischio finale, tornava l'elicottero e dall'alto osservava il movimento delle poi le gesta di Giorgini allenatore Mastellarini come no. Storie indimenticabili. Gaetano, tu hai vissuto qualche derby così interessante tra Giuliano? Ecco, adesso noi raccontiamo il derby perché non lo possiamo vivere per ora, no, parliamo però delle Capro, no. Parliamo delle Capro. Da spettatore, sì, da giornalista mi è capitato l'ultimo anno di seconda divisione, però insomma non accadde nulla di particolare. No. Allora, non so se abbiamo ancora tempo per leggere degli sms, altrimenti eccoci qua. Infatti l'unica contromossa allo scempio domenicale è di controlli senza buonsenso, è non venire più allo stadio, detto fatto. Vabbè, queste sono le scelte, insomma. Per Cimini, che possibilità ci sono di riprendere Vitone che non sarebbe dovuto andare via? Eccolo. E ci dispiace anche di averlo mandato via. Vitone è una parentesi chiusa, una brutta parentesi chiusa, ma non perché io, però sono convinto che i sostituti non faranno rimpiangere Vitone. Brutta per voi o per lui? Perché dice brutta parentesi? Ma nel senso che per noi eravamo affezionati a un giocatore importante che ci ha dato tanto l'anno scorso, un giocatore, una persona seria, un giocatore che ha dato tanto al Teramo l'anno scorso. Però sono convinto che i sostituti non faranno rimpiangere Vitone, speriamo. Noi ce l'auguriamo, ma siamo anche sicuri, anche perché se Vitone è stato mandato via per migliorarci, non per peggiorarci. Non poi è stato a volte riconfermato. Nella vita poi a volte si indovina, a volte si sbaglia. Allora voglio chiedere a Gaetano Lombardino, Vitone non è rimasto a Teramo perché probabilmente Cappellacci voleva qualche altro giocatore, perché qui la società mi sembra di capire che non abbia responsabilità sul fatto che Vitone sia tornato poi alla fine a Chieti. Sì, è stata una scelta tecnica evidentemente. Insomma, evidentemente Cappellacci si aspettava di avere qualche altro sostituto. I nomi che si facevano ne erano tanti. Vabbè, uno era Del Pinto che poi era finito a Chieti anche. Evidentemente, sai, col senno di poi probabilmente questa operazione non sarebbe stata fatta. Però oggi c'è anche un signor Foglia che è nel Teramo, quindi...
certo. Insomma, beh, c'è anche il signor Coletti. Sì, Coletti, Novinic. Prendiamo comunque Coletti e Foglia, insomma Novinic bisogna ancora scoprirlo, io credo. Però nell'immaginario popolare Vitone è quello che è rimasto nel cuore di più, perché ci aveva un tocco soffice, sembrava un coso di Borotalco quando toccava il pallone. Quindi sono quelli, Teramo c'ha il palato buono, il tifoso, insomma, no? Quasi fa calcio dal 1913. E quindi tutti sono rimasti impressionati dalla figura di questo ragazzo, di questo calciatore, questo professionista. Quando sei così diplomatico mi fai impazzire. No, ma è la verità. Su 10 persone, 9 sono ancora innamorati di Vitone, e quindi vuol dire che ha lasciato un segno. Vitone era una che non parlava, ma faceva parlare i piedi. È bravo. Abbiamo ancora qualche sms da leggere, poi dobbiamo andare veloci perché abbiamo anche la Serie D, l'eccellenza. Ha ragione Gustavo, leggi Federica. Il livello è basso, con qualche ricambio forte di esperto si può fare molto, fregarsene dei minutaggi. Ghino di Tacci. Andiamo ancora avanti, il tifoso però dice no, i giovani vogliamo giocatori di esperienza, perché probabilmente insomma con qualche innesto buono il Teramo può fare il balzo di qualità. Guardate che il problema non è l'emissione del biglietto, quanto il doppio controllo degli zelanti signorotti con la casacchina. Non sanno neanche che i bambini di 10 anni non hanno documenti ma solo tessera sanitaria. Non ho mai visto doppio controllo, la questura dovrebbe alleggerire anche perché di tifosi ospiti nessuna traccia, Gabriele Sturba. In effetti sì, in questa categoria di tifosi ospiti se ne vedono davvero pochi, forse solo nei derby e quando ci saranno i match con la Salernitana. Perché devo prendere il biglietto in prevendita io se piove vado in tribuna, se è bello in curva? Marcello. Questa è la considerazione del tifoso. Ma lì non devo dire la verità, che non sono d'accordo con il tifoso, che va in curva, che va in tribuna. Sono d'accordo con Ercole. Non è la pioggia che può far scegliere il posto a un tifoso. Sono d'accordo con Ercole perché chiama la curva. Chiedo scusa. Ti chiedo scusa, ma chi ha onestamente, poi che uno mi può dire che la curva ha un prezzo, ma non è la pioggia che può far decidere dove va il tifoso, perché anche sai in curva che cosa si porta l'ombrello. Ha innervosito un po'. Al limite. C'è quel balcone dietro le tribune allo Stadio Vecchio, c'è quella recinzione di mezzo metro, e prima si seguiva la partita da lì appoggiati. Poi mi sembra che l'anno scorso con la Jesina qualche sputo raggiunse l'allenatore della Jesina, che perse e dice sono stato maltrattato, arriva una multa. Allora si è deciso di mettere su quel livello più basso questi con la casacchina, i quali l'anno scorso hanno litigato anche con un portatore di handicap che ha detto ma io sto qui, non posso camminare, che fastidio vi do? L'hanno fatto allontanare, quindi si diceva sì, di prima, buon senso. Anche questo episodio forse va ad innestare questo clima così. Speriamo, che non fa certamente bene, questo, perché lì 1000 persone si perdono perché è uno stadio enorme. Sì, è enorme. Insomma, capito? E quindi vederne un po' di più. Anche sicuramente perché la società vigilerà per cercare di vedere soprattutto sì, i comportamenti dell'uno e dell'altro. Bravo Ercole. Dobbiamo vigilare su queste piccole attenzioni, anche perché onestamente non già con questo mondo di crisi, se poi ci fanno passare anche la voglia di andare a vedere una partita di calcio. È quello che diceva infatti il tifoso. No, ma io sono d'accordissimo con lui, dai. Io, mia moglie mi ha detto "Me dai qua fai qualcosa, te non ci vengo più". Cioè, me lo dice mia moglie, quindi non è che io posso dire, cioè, onestamente qualche problema ce l'abbiamo, noi cerchiamo in tutti i modi, ne parleremo sicuramente con i responsabili della sicurezza, cerchiamo di, lo dico tanto, di mettere diverse postazioni, cioè qualcuno fare non un solo controllo, ma di fare 4 file di controllo, non lo so che cosa fare. Però ecco, è una cosa che ci rifletterete. Ma lei pensi che non abbiamo fatto riunioni? Mi puoi dare del tu, perché ci diamo del tu. No, non ma no, ci sono delle categorie di differenza, perciò lui ti dà del lei. Lui a lei. Ti chiedo scusa. Allora, ancora sms. Juniores Teramo? La Juniores Teramo è prima in classifica. Eccolo qua, soddisfatto. Quindi il tifoso. Qui mi tocchi, mi tocchi una parte importante della. Per me il successo non è stato tornare in Lega Pro. Per me il successo della società, ma in settore prima giovanile, persona, è stato il settore giovanile. Dove io ho visto per tanti anni cose diverse in altri posti. Possiamo dire anche Giulianova. Oggi posso dire anche a Pescara. Sì. E oggi posso dire di far parte, di essere presidente di un settore giovanile
che per me è una famiglia. Già presidente. Sono sempre stato presidente. Appunto, del settore giovanile. Settore giovanile. Il presidente della Teramo Calcio, ti ripeto. Ma io lo so, siccome tu hai detto... È Luciano Campitelli e ti dico che io non ero capace di fare quello che ha fatto Luciano. Io gli posso dare una mano, cerco di consigliarlo, a volte ci riesco, a volte no. Ci riesci poco. Non ci riesco bene. Lui purtroppo a volte va... È un po' vulcanico, diciamo così. Ma guarda, io dico la verità, io non volevo prendere questa... Non volevamo aprire nel senso perché buono. Io sono convinto che nella vita, io vengo da una famiglia di gente che il motto più importante a casa nostra è il lavoro e soprattutto il rispetto dei ruoli delle persone. E penso che nella vita l'educazione, e soprattutto quando si è, anche se uno ha, il rispetto delle persone è importante, soprattutto all'educazione di come ci si presenta. Poi onestamente che il presidente è un vulcano, che è uno che le cose purtroppo... Io gli ho sempre consigliato a mio cugino di andare via 5 minuti prima dallo stadio. È una cosa che gli ho sempre consigliato. Lui purtroppo non ci riesce e a volte va capito. Io che oramai lo conosco... Diciamo che a volte pensa anche ad alta voce, possiamo dire anche ma questo. Lui, guarda, io dico la verità, quando ha fatto quella battuta su nel corridoio... Foglia. Di Foglia. Io onestamente avrei detto un'altra cosa. Cioè, se vuoi onestamente dare un piccolo, toglierti qualche sassolino, l'avrei detto in un altro modo, avrei detto non pensate aver preso Foglia per mettere Paolo Antonio in tribuna. Se tu vuoi toglierti qualche sassolino. Però lui è normale, vuole vedere sempre un buon calcio, purtroppo Cappellacci ci ha lasciato un palato fino e aver vinto una partita non meritando, onestamente il presidente non gli è piaciuto. Sai perché? Ricordiamoci una cosa, che Campitelli... con 5 punti di vantaggio ha tolto un allenatore che non gli dava sicurezza nel bel gioco e Campitelli ha tolto un allenatore prima in classifica perché non gli piaceva il modo come giocava la squadra, non perché Campitelli vuole vincere per forza, perché noi stavamo fingendo. Poi onestamente se non lo toglievamo sicuramente può darsi che vincevamo il campionato e lui poi da persona è tornato sui suoi passi. E oggi devo dire che Cifaldi è uno dei migliori amici che io personalmente ho e che parla benissimo con Campitelli, dove si stimano a vicenda. Tu hai detto una cosa. Ma lui ha sbagliato e se ne è reso conto dopo. No? Tu hai detto che il presidente Campitelli ama il buon calcio, è un intenditore di calcio. E io ti volevo ricordare che. Poi questo non lo so. Che è tifoso dell'Inter, tutto qua. SMS. Bravo, sì, non tutti sono perfetti. Adesso non è perfetto, sono perfetti. Andiamo avanti. Domenica non è stato fatto entrare uno striscione per Bruno Iaconi, defunto simbolo della Est. Ci hanno fatto aspettare 20 minuti a Tornelli, è una vergogna che accade solo da noi. Però no, questo mi permetto di dire una cosa, a proposito degli striscioni, credo Gustavo, in nessuno stadio italiano... Sì, mi sembra che c'è una regola che... Sì, c'è una regola, una regola assurda che io personalmente non condivido, perché uno stadio, Gaetano, è bello quando tu vedi i colori delle due squadre, il tifo, insomma... È assurdo perché poi il troppo fa male. Esatto, anche in qui questo. Si passa da un eccesso all'altro. Però mi sembra di aver visto che la curva del Salerno erano gli striscioni ci fossero. Certo, sì, sì, ma infatti quindi poi... Quindi dove va Salerno? Salerno, provincia di Salerno, ho capito. Andiamo avanti. È regolare. Ah, yeah. Forza Cologna Nova. Cologna Nova. Secondo me questo non arriva da Giuliano. No, questo arriva da queste parti, insomma. Caro Teramano, ma già ti sei scordato che fino a qualche mese fa il derby era con il San Nicolò? Forza Gigi. Forza Giglio. Scusate. Lei è di Sant'Egidio, perdonatela. Ognuno però ricordati, ti rispondo che ognuno deve risolvere i suoi problemi. Noi qualche problema l'abbiamo risolto. Polemico, hai messo una bella frecciatina. Calibro. Ma stai dentro la fossa, ma ancora... Sì. Con tutti i rispetti. Eccolo qua. Lo vedi come vuole, lo vedi proprio. Grande. No, allora. io sono un tifoso di Giuliano, attenzione, io ho dei ricordi bellissimi di Giuliano, quindi non è che mi posso scordare dove sono stato benissimo per 4-5 anni per altri motivi. Ma quando Campitelli andò a trattare Giulianova, tu ci stavi? Come non c'ero? Quindi vedi. C'ero.
Non lo so, io ricordo bene quella. Un vecchio amore sopito, poi è finito male perché magari è uscita la cartucella quella nera, però insomma, no, voglio dire, carta vince, carta aperta. Domanda a Cambitelli quello che gli ho detto. Presidente Cambitelli poi ha spiegato anche perché non è... Vabbè, però voglio dire, vedi, ti non è andato in porto la trattativa. Vabbè, dunque. Allora, velocemente, il prossimo turno del campionato di seconda divisione, non lo commentiamo, vediamo solamente il quadro perché dobbiamo andare veloci con la Serie D. Ci siamo soffermati su questo Teramo che sta andando bene, ricordiamo, due partite, due vittorie nelle ultime due partite e sesto posto in classifica. Questo è il prossimo turno che propone... Aprilia Campobasso, Aversa Normanna Arzanese, Chieti Martina Franca, Foligno Borgo Abbugiano, Interreggio L'Aquila, Melfi Gavorrano, Pontedera Fondi, Teramo Poggi Bonzi, Vigor Lamezia Salernitana. Un attimo Gaetano, c'è questa sfida Chieti Martina Franca. Se non ero a vedere Teramo Poggi Bonzi sarei andato a vedere Chieti Martina, la più interessante di tutte. Sì, credo proprio di sì, per la sesta giornata è il big match. Bene, abbiamo visto il quadro del prossimo turno, adesso noi ci prendiamo una breve pausa, poi torneremo per fare il punto sul campionato di Serie D. Allora, ancora una decina di minuti, poco più, in nostra compagnia, velocemente la Serie D, il quadro dei risultati e la classifica. Federica, si giocava anche qui la quinta giornata di campionato. Ancona Termoli 4-3, Astrea Recanatese 2-1. Celano Marsica Civitanovese 0-0, Jessina Fidene 1-0, Maceratese Città di Marino 5-2, Olimpia Agnonese San Benedettese 1-1, Renato Curiangolana Miternina 1-0, San Cesario Esernia 2-0, San Nicolò Vispesaro 0-2. Ok, vediamo la classifica. Per quanto riguarda la classifica troviamo in testa la Maceratese con 12 punti, Ancona Astrea 11, Vispesaro 10 punti, Olimpia Agnonese 9, San Benedettese e San Cesario 8 punti, Jessina 7, Renato Curiangolana Recanatese 6 punti, Amiternina, San Nicolò e Termoli 5 punti, Fidene 4, Celano Marsica, Civitanovese, Isernia 3 punti, chiude la classifica Città di Marino con un punto. Lasciamo il quadro, avevamo invitato Guido Di Fabio, però verrà lunedì prossimo alla nostra trasmissione perché Guido Di Fabio è l'allenatore della Maceratese, in vetta alla classifica, l'Ancona che si sta risvegliando da un certo torpore. Gaetano, ti sorprende la Maceratese e soprattutto cosa ti sorprende di più in questo campionato? La Maceratese è una sorpresa fino a un certo punto, perché anche quest'estate aveva fatto un amichevole col Teramo e già lì si era capito che era un buon 3 a 3 se non era, sì. Giusto a Macerata. Sì, una buona squadra. Quando il portiere sul 3-0. Vedi. Infatti sì, una buona squadra la Maceratese. Poi il ritardo un po' della San Benedettese, e vedere la Civitanovese giù, sì, nei bassi fondi, questa è una sorpresa negativa. E San Nicolò? San Nicolò, il problema è in casa. In casa non riesce proprio a trovare il gol. Tre partite, due sconfitte, un pareggio, il bilancio è negativo. Deve, sì, cambiare marcia in casa. Sì, sicuramente. Allora, vogliamo fare il punto? Sì, Federica. Facciamo il punto sul campionato di Serie D con il servizio a cura di Luca Zarroli. La Maceratese continua a guardare tutti dall'alto. Ancona e Astrea riprendono a correre, mentre la Vispesaro, che in trasferta non sbaglia un colpo, resta in scia. Frena ancora la Samb. Sembra essere al momento un discorso quasi totalmente marchigiano quello intavolato nei quartieri nobili della graduatoria. La neopromossa Maceratese infatti ha messo in fila il quarto successo consecutivo e non sembra al momento volersi fermare. Dietro però il gruppo inizia a scremarsi. L'Ancona torna al successo, sofferto con il Termoli. Stessa cosa per l'Astrea che supera l'imbattuta Recanatese. Il quinto turno del girone F della Serie D ha sorriso in chiave abruzzese solo l'Angolana, che nel derby ha superato in maniera decisamente particolare la Miternina. La sfida del Petruzzi viene decisa da Vespa, ma la Miternina mastica amaro per non essere riuscita a concretizzare una delle tante occasioni create. È una fase molto particolare per il San Nicolò, invece, che in casa, a dispetto della passata stagione, incontra oggettive difficoltà. Un punto raccolto in tre esibizioni a piano d'accia è onestamente un bottino troppo magro. Qualcosa forse va sistemato, soprattutto in avanti. Ora per gli uomini di De Amicis si profilano due trasferte di fila, terreno questo nel quale fino ad oggi i biancazzurri hanno mostrato di sentirsi più a proprio agio. Si comincia con la Miternina, poi si viaggia nel Lazio sul campo del San Cesario. Il giovane Celano invece prosegue la politica dei primi passi.
in questo avvio di stagione. I massicani, che hanno 3 punti in classifica, non vanno oltre lo 0-0 in casa con la Civitanovese e inseguono ancora la prima vittoria stagionale. Uno sguardo alle statistiche. Dopo 5 giornate sono ancora 4 le squadre imbattute. Ancona, Astrea, Agnonese e Jesina. Allora, io intanto ringrazio i telespettatori che stanno ancora mandando sms, abbiamo dovuto togliere il numero altrimenti andavamo avanti con gli sms fino a domani mattina, però ne leggiamo alcuni, ringrazio quanti ci stanno scrivendo, poi affronteremo il discorso relativo al campionato di eccellenza, ma vedremo anche il prossimo turno del campionato di Serie D. Allora, andiamo subito con gli sms senza commentarli. Vai Federica. Il Teramo deve porsi l'obiettivo di giocare gara per gara con la massima determinazione senza voli pindarici. Con questo spirito nulla sarà precluso. Però questo lo avevamo già letto in precedenza. Sì, sì. Allora, ne leggiamo cioè no, ancora. È fatto bene Antonio a ricordarcelo di nuovo. Sì, perché... Bravo Antonio. Ma Antonio è un intenditore di bravo calcio. Antonio. Se è quello che penso, probabilmente lo conosco anche. Allora, ancora sms. Un attimo di pazienza. Altrimenti in regia intanto ringrazio Sergio De Angelis e Giancarlo Rapagnà che come sempre ci sopportano. Infatti peccato non vedere più il derby d'Abruzzo, se no gli avremmo dato l'ennesima lezione di tifo ai teramani, come sempre. Le foto e i video che potete trovare tutti parlano da soli, ci sta poco da dire. Vabbè, i derby sono sempre i derby. Vai Federica. Qual è il motivo di far entrare chi va in tribuna dalla parte dei distinti sotto la curva ospiti? D'aprile in una trasmissione ha asserito che parcheggia al centro commerciale ed accede alla tribuna dai cancelli vietati a chi paga il biglietto. Dante. Andiamo ancora avanti. Perché lì doveva essere montato il doppio cancello che purtroppo non l'hanno aumentato. Ci doveva stare il prefiltraggio che da centro commerciale poteva poi dare la possibilità di entrare. Dai, so cosa. Sì, complicate, insomma, c'è filtro, prefiltro. Io vi chiedo scusa, mi ci sento veramente in grosse difficoltà a non potervi darvi una mano, ma speriamo di potervela dare al più presto possibile una mano, però se non ci riusciamo, guarda che a noi fa piacere quando la gente viene allo stadio, chiaro, per tanti motivi, tanti motivi. Federica, ancora sms, messaggi, ne sono arrivati davvero tanti. Una domanda per Cimini, ma perché non vengono aperti i distinti? In che modo? In modo che chi considera troppo costosa la tribuna e non vuole andare in curva va ai distinti. Forza diavolo. Ercole. Ma io penso che la questione dei distinti non so se io... Non so di preciso se i distinti sono agibili oppure no. Quindi non possiamo dare risposta. Non posso dare una risposta. Okay. Ancora sms. Sono tornati i settori giovanili da fuori Teramo. La Juniores con 5-6 elementi di Teramo non va bene. Ecco. Ma io... Vediamo questa. Leggiamo quest'altra. Signor Ercole, ma gli allievi nazionali chi li allena? Come stanno andando? Allora, rispondo prima al tifoso di... Della Juniores. Della Juniores. Se viene a vedere le partite della Juniores, puoi notare che ci sono... circa su 20 ragazzi, 14-15 ragazzi che sono dell'Abruzzo e 4-5 saranno di fuori. Ti volevo ricordare che purtroppo il calcio a livello professionistico non è per tutti e ci dispiace perché uno che crea un settore giovanile, prima una scuola calcio, a volte si fanno anche tante idee, tanti sogni. Il problema è che questi sogni vengono inculcati purtroppo da persone che gli dicono papà tu farai giocatore da grande, papà prendi la maglietta di Van Basten, papà prendi la maglietta di tanti giocatori. Io sono convinto che il calcio purtroppo a questo livello onestamente si fanno delle scelte, sicuramente saranno anche scelte sbagliate, però si devono fare delle scelte. Noi quest'anno siamo ripartiti con dei campionati professionistici, stiamo cercando di ricreare entusiasmo intorno a un settore giovanile importante, però posso dire che qualsiasi squadra potete andare a vedere a livello di quello che compete il nostro girone, io sono convinto che Teramo sia una delle poche società che su 20-22 ragazzi, 15-16 ragazzi sono della
sono dell'Abruzzo. Se poi noi pensiamo che un giocatore della Marsica, un giocatore di Pescara e di fuori Teramo, purtroppo noi questo non lo possiamo considerare. Noi poi perché... con l'abolizione delle province, mo. Ah, qui esatto, siamo, quindi mettiamo città. A frase, poi li volevo l'altro dire. SMS l'allenatore degli allievi è Patrick Moro. Vedi? Un ex giocatore del Teramo, e dopo del Teramo è stato a San Nicolò e dopo ancora è stato a Canzano. Bravo, ecco. Patrick Moro era terzino, sì, beh, era un bel terzino. Patrick, lo ricordo. Ti ricordo, Patrick, sei buono. Lo ricordo, buono. Devo dire che lui è stato selezionato da tante persone. È stato scelto più per la bellezza, non per la bravura. Beh, aveva un fisico. Allora, un ultimo SMS, poi ovviamente, eccoci qua. Noi siamo ripartiti con le nostre forze, con la giuliosità e la nostra tradizione. Voi siete il solo grazie a Campitelli. Voi siete lì solo grazie a Campitelli. Ricordate che se il presidente si rompe, le scatole non so dove finite. Si rompe. Saluti le scatole dalla costa. Io rispondo a questo tifoso. Bravo, ti rispondo. Però è un complimento che rivolge. Guarda, io... Non i castelli siamo. Vengono fatti, vengono distrutti, poi rifatti, cioè nella vita esistono i momenti. Oggi è il momento del Teramo, domani sarà il momento del Giulianova, oggi è il momento di un presidente che è Campitelli, che mette tanto entusiasmo nel calcio, e domani se non ci sarà Campitelli, oggi quello che deve rimanere, caro tifoso, è il nome della città che tu tifi. Tu devi tifare Giulianova, è giusto che lo tifi. Il teramano deve tifare Teramo, non Campitelli. E né Giulianova deve, soltanto meno, osannare il suo presidente. Devi osannare la tua squadra, volergli bene, seguirla, nei momenti facili e nei momenti difficili. Quindi oggi il Teramo è amato dal Teramo, e quindi non Campitelli. Campitelli, secondo me, fa tanti, tanti sacrifici per portare in un momento così difficile il Teramo avanti. Volevo innanzitutto, ho sentito ultimamente delle chiacchiere, che la società è solidissima, quindi chiacchiere di marciapiede onestamente chiacchiere di marciapiede onestamente non fanno bene alle persone serie, quindi quando qualcuno va dicendo in giro delle stupidaggini si dovrebbe informare meglio, perché poi le chiacchiere, come avevo proverbio? Le chiacchiere portano a zero. Ma quello che diceva che conviava... Non lo so, io non sono arrivato adesso, non lo so. C'era quella battuta che... Ti vedo cresciuto, ma tu... No, scusa, poi... Ho fatto scuola, ho sentito... No, seriamente, sei stato in seminario, che stasera ti sento frate no, Mariano. No, ti voglio dire... Però velocemente, perché sta per scadere. Quindi, no, volevo fare stare tranquillo, onestamente... No, guarda... Se ti commuovi, perché sicuramente... No, finisci il discorso, che è interessante, mi piace... No, perché onestamente in giro si sente delle chiacchiere, la società è in crisi di qua di là. Oggi posso dire una cosa... che nel calcio professionistico non si può più bluffare, ecco, perché quando si parla, tanto già cominciamo a vedere qualche piccola scaramuccia, quindi non si può bluffare. La società del Teramo Calcio è sanissima, anche perché io non vado da papà a chiedere i soldi, io al mattino vado a lavorare, come c'è tanti sudori, e non abbiamo mai chiesto un soldo a nessuno, l'abbiamo fatto Campitelli. E quello che noi stiamo facendo l'abbiamo fatto con una cosa sola, con il lavoro. Poi che onestamente uno può essere più cafone o meno cafone, ma questo poi sono le altre persone a giudicare. Purtroppo noi non veniamo dalla Bocconi, veniamo da un solo... Non significa... No, noi veniamo da una legge che ci hanno insegnato i nostri genitori, il lavoro. E ti dico lì che noi abbiamo lavorato tanto. Non lo metto assolutamente in dubbio. Allora, ancora un SMS... Lo leggiamo velocemente. Perfetto. Bene, allora, adesso vediamo subito il quadro del prossimo turno del campionato di Serie D. Sesta giornata, vai Federica. Per la sesta giornata scenderanno in campo a Miternina San Nicolò, Città di Marino Jesina, Civitanovese Ancona, Fidene Olimpia Agnonese, Isernia Renato Curi Angolana, Recanatese San Cesareo, San Benedettese Astrea, Termoli Maceratese, Vispesaro Celano Marsica. Bene, velocemente il campionato di eccellenza, non diamo i risultati perché tanto ormai comunque si conoscono,
Vediamo invece la classifica, perché è una classifica che si sta allungando. Ringrazio come sempre Giancarlo Rapagnà e Sergio De Angelis. Ecco qua, vediamo il Civitella Roveto in testa con 15 punti, Miglianico 12, Alti in Rocca, Montori 88, Pineto, Sulmona 11 punti, Città di Giulianova, Capistrello 10, Vasto Marina 8 punti, Guardia Grele, Sant'Egidiese e Sporting Ortona 7 punti, Casalincontrada 6, Rosetana 5, infine Alba Adriatica, Francavilla, San Salvo e Torrese con 4 punti. Bene, il prossimo turno del Giulianova in casa con il Vasto Marina, domenica prossima, il punto velocemente, poi saremo ai saluti. Il big match della sesta giornata del campionato di eccellenza tra il Sulmona e il Giulianova se l'è aggiudicato l'11 di Meco Monaco con un rigore messo a segno nella ripresa da Marcos Bolzan per un ingenuo fallo di Stacchiotti. I giallorossi di Angelo Pagliaccetti, che hanno chiuso la gara in 10 uomini per l'espulsione esagerata di Olivieri, avevano interpretato bene il primo tempo andando anche vicino al vantaggio. Ma nella ripresa è calato il ritmo, favorendo l'iniziativa degli ovidiani, che nelle ultime tre partite hanno sempre fatto bottino pieno, scalando la classifica sino a piazzarsi al terzo posto. Per i giallorossi invece si è trattato del secondo stop stagionale, il primo in trasferta dopo il passo falso di 15 giorni fa in casa con il Capistrello. Il Civitella Roveto conferma invece la propria leadership con 15 punti conquistati in 6 gare di campionato. Ha battuto la matricola torrese, non senza soffrire, per 2-1. Bisognerà ora capire se a lungo andare i rovetani saranno in grado di mantenere questo passo. Per la Torrese si tratta della quarta sconfitta ed ora la formazione di mister Maiorani è piombata all'ultimo posto in classifica, anche se in condominio con il San Salvo, il Francavilla e l'Alba Adriatica. Nessuna delle formazioni teramane del raggruppamento è riuscita a fare bottino pieno. Oltre alla Giulianova e alla Torrese, hanno perso anche la Sant'Egidiese, letteralmente strapazzata dal Miglianico, che imponendosi col punteggio di 5-2 ottiene 3 punti importanti per la lotta al vertice, restando a 3 lunghezze dal Civitella Roveto, ma al secondo posto in classifica solitario, e l'Alba Adriatica superata a domicilio dal Capistrello. Le altre formazioni teramane hanno conquistato solo dei pareggi. La Rosetana non è andata oltre lo 0-0 interno con il Casalincontrada. Stesso risultato ad occhiali per il Pineto, ma in trasferta contro l'Alti in Rocca. Il Montori 88, che nel prossimo turno riceverà la capolista, ha invece pareggiato 2-2 a Francavilla con i locali per ben 2 volte in vantaggio con Lalli al terzo centro stagionale dopo la rete messa a segno nel turno infrasettimanale al Fadini di Giulianova. Il derby tra il Vasto Marina, prossimo avversario dei giallorossi di Pagliaccetti, e il San Salvo è andato ai padroni di casa con un netto 4-0. Scivolone interno anche per lo Sporting Ortona con il Guardia Grele, che in classifica ciuffa proprio l'11 ortonese a quota 7. We steal the show from the moon. Nonno, ascoltami. Visita otoiatrica e controllo dell'udito gratuiti nelle piazze d'Abruzzo e Molise. Ti aspettiamo domenica 7 ottobre dalle 10 alle 18 a Pescara, Chieti, Lanciano, Teramo, Giulianova, L'Aquila, Termoli. Nonno, ascoltami. La prevenzione in piazza. Festa dei nonni. A volte i dispositivi non bastano. La sicurezza è prima di tutto una questione di cultura. Nonostante l'impegno di tutte le istituzioni, sia locali che nazionali, l'edilizia continua a registrare gravi incidenti sul lavoro. Su questo fronte l'ANCE Teramo e le direzioni regionali e provinciali dell'INAIL hanno realizzato un programma specifico che coinvolge tutte le imprese teramane che operano nel settore delle costruzioni per informarle e sensibilizzarle nei confronti della sicurezza. ANCE ed INAIL, insieme per la sicurezza sul lavoro. C'è un segreto per spendere meno sul gas. Si chiama Julia Servizi Più, una società giovane e dinamica specializzata nella fornitura di gas metano ad uso civile ed industriale. Sono già oltre 10.000 i clienti nel solo comune di Giulianova, ma anche a Teramo iniziano ad apprezzare la convenienza e le qualità di Julia Servizi Più. Gestione e vendita di gas metano, con agevolazioni che prevedono anche la rateizzazione di pagamenti. E allora, che state aspettando? Chiamateci per una consulenza gratuita ai numeri 085 800 76 51 e 085 800 11 11. Oppure venite a trovarci a Giulianova, in corso Garibaldi 65.
Ristorante e pizzeria alla stazione. Dal 1983 l'amore e l'attenzione nell'accostamento di cibo e bevande. Pizza a lievitazione naturale, altamente digeribile e cotta nel tradizionale forno a mattoni. Carni e arrosticini sono selezionati da allevamenti del Parco Nazionale Gran Sasso Laga. Per le tue serate, feste o cene di lavoro, vieni da noi. Tutto il campionato di calcio e Champions League in HD. Ristorante e pizzeria alla stazione. La qualità è il nostro obiettivo principale. A Teramo, in via Gammarana 8, dietro alla stazione. Siamo ai saluti, Federica, perché siamo andati ben oltre il tempo massimo. La pazienza dei nostri operatori in regia, in cabina di regia, Sergio De Angelis e Giancarlo Rapagnà. Ringraziamo come sempre Gustavo Bruno, che ritroveremo lunedì prossimo, ma domani mattina non ti dimenticare con Dorotea Mazzetta, ruota libera. 7:30. Io speriamo che diventa più buono. Ercole Cimini, vicepresidente del Teramo. Io vi ringrazio, vi ringrazio. Grazie a te per la presenza. No, grazie a voi. Torna. Mi avete invitato. Quando volete. A me piace tanto venire qui, quindi anche perché ti mi senti piace... a casa tua? No, a casa mia no, io a casa mia io ce l'ho la casa. No, che c'entra? No, com'è? No, a casa mia, mi fate sentire. No, perché lo so che ce l'ha gli appartamenti. Che pure questa è casa mia, siccome mo, può succedere che è tutto casa nostra. Non allargare, non allargare, no, stiamo salutando. No, ma hai trovato lo tempo per allargare. Beh, ne siamo già belli là. Bravo, da qua, occupiamo mezzo schermo. Grazie anche a Gaetano Lombardino per la sua disponibilità. Noi ci ritroveremo con Fuoricampo, ovviamente, lunedì prossimo. Grazie a Federica. Grazie Ippolito, anche te, ci ritroveremo lunedì, domani mattina appuntamento con prima di tutto Dorotea Mazzetta, Gustavo Bruno e altri ospiti. Buona serata, grazie.